Un saluto a tutti i lettori di Riverasport.it. Se parliamo di Campo Rosso Calcio, lo facciamo insieme a mister Carmelo Lucci. Ciao mister, grazie di essere qua con me. Ciao, ciao Riccardo, grazie a te e a tutti quelli che guardano e seguono Riviera Sport. E con Andrea Giglio, difensore rossoblù. Ciao Andrea, grazie. Grazie a te, ciao Riccardo e ciao mister. E ciao a ciao. Tutti gli ascoltatori e i lettori. Mister, siamo quasi fuori, no? Lo dico anche ad Andrea, finalmente da questa situazione. Che effetto fa rivedervi? Lo chiedo un po' a tutti. Questa situazione è una situazione particolare, purtroppo è molto molto brutta, quindi adesso sembra che i numeri comincino un attimino a scendere, speriamo che piano piano si risolva un pochettino tutto, perché questa è una vita quasi impossibile, brutto, bruttissimo. Ecco, Andrea è calciatore, no? Tu lo sei stato. Ecco, quanto ti manca il pallone in questo momento, Andrea? Parecchio. Parecchio perché è una bella valvola di sfogo e in questo momento ci vorrebbe proprio. Stare chiusi in casa è dura. E quindi, come ha detto il mister, visto che i numeri stanno andando nel verso giusto, speriamo di riprendere quanto prima, perlomeno ad allenarci nelle condizioni migliori e di sicurezza. Mister, è uscita la notizia, no? Che fino al 18 maggio il calcio dilettantistico non riparte, ma secondo me non riparte neanche dopo il 18. No, 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 Riccardo. Questa è la Mi voglio situazione, ti ripeto. illudere, mi voglio illudere, ma. No, ma guarda, magari vuol dire che è successo un miracolo, che quindi è tutto tornato alla normalità, ma è una situazione, ti ripeto, impossibile, soprattutto per le nostre categorie, il nostro livello, il livello dilettantistico. È troppo, troppo difficile. Quindi, secondo me, se ne parlerà nel 2021. Questa è un'opinione personale. Sì, Spero di chiaro. sbagliarmi, spero di sbagliarmi, però secondo me andremo verso quella lunghezza d'onda, dai, 2021, dicembre, gennaio, speriamo, Oh, speriamo. addirittura. Andrea, sei d'accordo? O tu speri di ripartire a settembre, agosto con la preparazione e tutt'altro? Spero perlomeno di ripartire, sì, a settembre. Quest'anno è veramente difficile perché è difficile per i professionisti che hanno tutte le possibilità, figuriamoci noi che comunque lavoriamo, qualcuno ha già e quindi è veramente dura poi recuperare anche perché dovremmo rifare una mezza preparazione, eccetera, eccetera. Però dal prossimo anno sono fiducioso, se ci sono i numeri che sono buoni, bisogna pure iniziare prima o poi. Ecco, Speriamo. mister, io ti vedo tutto in forma, senza barba, con i capelli corti. L'hai visto, Andrea, com'è tutto in ordine? Ma ci siamo visti con Andrea. Mi sono fatto portare le pizze a domicilio. Ah, E ecco, poi ci arriviamo. Ecco, mister, però è stata un po' una stagione travagliata, eh? Te lo aspettavi che era complicato? ma siamo partiti molto bene. Siamo partiti molto bene all'inizio. E comunque, prima poi di avere qualche infortunio di troppo, secondo me la squadra sarebbe arrivata a Natale con molti più punti. Poi abbiamo perso comunque per infortunio Zito, abbiamo perso per infortunio Grifo e le vicissitudini comunque sia di Cascina. Abbiamo avuto un po' di piccoli problemini, dai. Da come eravamo partiti, secondo me, tutti ci eravamo un pochino illusi che fosse una stagione completamente diversa. Però poi ci siamo rimessi a posto, secondo me, poi con gli innesti di Stamilla, Giglio, Siperi, secondo me avremo comunque sia fatto un buon cammino in questo campionato. Sono straconvinto di questo. Cioè, io direi salvezza diretta era un po' complicato, ma magari ci potevate arrivare. Playout però era certo. No, vabbè, certo non c'è niente, però ti ripeto, secondo me la partita di Taggia poi era stata proprio un campanello per noi, no? E avevamo messo il passo giusto, la squadra aveva comunque si era ricompattata, ormai erano imminenti comunque il ritorno di Grifo e di Zito, quindi noi eravamo molto fiduciosi, molto fiduciosi. Andrea, che ambiente hai ritrovato? Perché tu sei tornato, no? A Camporosso. Camporosso per fortuna è sempre un bel ambiente perché comunque ormai una seconda famiglia, ecco. E infatti sono più che contento di essere tornato. Io voglio fare i complimenti, no, a questa società, Andrea, poi anche il mister si accoderà, anche perché campionato di promozione di nuovo, no, l'avevate fatto, comunque il Camporosso è retrocesso, poi tu mister hai fatto quella parentesi a Taggia su cui ci arriviamo,
cioè riporti questo campo rosso in promozione, insomma, sono due o tre campionati di promozione nel giro di 4-5 anni, cioè non è male, no, Andrea? No, infatti. Complimenti alla società, giusto? Sì, perché tolto Ventimiglia e Sanremo è l'unica società in provincia di Imperia che è riuscita a fare questo risultato due volte in appunto 4-5 anni. E quindi Merita un è po' il mister Rucci anche, perché comunque... No, No, è merito io loro. il merito allora, Il mister il merito sicuramente ha allora. fatto il suo. E i ragazzi sono stati bravi a seguirlo. E comunque arrivavano già da anni, 2 anni di promozione, quindi sono stati bravi ad accumulare l'esperienza e riproporla poi l'anno scorso. Poi mister, far accettare comunque gente come Siberì, tra cui, tra virgolette, io lo dico, ce l'avevi già nel mirino tempo fa, io sapevo che Siberì era un tuo pallino, però un giocatore come Alessio Stamilla, no? Che ha preso le scarpette al chiodo, è ripartito, come hai fatto? No, allora, anche lì faccio una Da piccola ridere premessa. Gigi, va, se Io faccio una piccola premessa. Secondo me questo gruppo, il gruppo, io parlo il gruppo del Camporosso, il gruppo portante, il gruppo, tutto il gruppo che negli ultimi anni comunque ha conquistato promozioni, salvezze, eccetera, eccetera. La mia idea è quella che comunque questo gruppo è il gruppo in assoluto più forte che c'è in questa provincia. Io parlo come gruppo. Sì, Certo. certo. Non abbiamo la possibilità di avere Ventre, Daddi o piuttosto che un'altra persona. Ecco, questo gruppo con 3-4 giocatori, come possono fare le altre società, secondo me sarebbe un gruppo che reciterebbe in questi campionati un ruolo molto importante, come altre società qua vicine. E quindi il merito è sicuramente dei ragazzi, che comunque non mollano mai, hanno un carattere, uno spirito incredibile, e sappiamo tutti che comunque vengono a giocare per passione, quindi ripeto, il merito è solo loro. Però io reputo questo gruppo, partendo dai gemelli Giunta, Lentini, Giglio, e Grifo, Zito, Cordì, cioè adesso poi ne dimentico sicuramente qualcuno, il capitano Lentini, comunque non voglio dimenticare Farsoni, che nessuno. poi Farsoni arriva e mi dice non me l'ha Bravo, nominato. cioè, ma assolutamente, cioè, non voglio dimenticare nessuno, sicuramente poi dimentico qualcuno, ma Giglio. Ma non è mia intenzione farlo, comunque sia, e per me sono tutti importanti. Comunque, questo per me è un gruppo, il gruppo più forte in assoluto. Io Se mi poi sarei invitato questa. Giglio perché è particolare, no, in questo momento, Andrea, perché arriva da parecchi infortuni. Poi lui mi confermerà come sta, spero che si sia un po' ripreso da quegli infortuni che ha avuto. Da questa parentesi a Ventimiglia, però lui ha condiviso spogliatoio con gente come Lerda, no? Ti faccio un esempio. Ecco, per voi è determinante un giocatore a livello di spogliatoio così? Andrea negli ultimi anni, boh, negli ultimi 10 anni forse ne ha fatti 6-7 con me, adesso non mi ricordo neanche più. Sì, L'ho forte voluto quello. alla Carlin quando avevo era andato a fare quell'esperienza, la mia prima esperienza a Sanremo, e poi comunque è stato con me sempre. Poi ci siamo lasciati per un annetto e mezzo, quando ho saputo che comunque aveva ancora voglia di giocare, di rendersi utile soprattutto per il gruppo, i giovani e per se stesso. Questa sa che è casa sua, quindi non ha avuto neanche bisogno di integrarsi. Andrea fa parte di questo gruppo da parecchi anni ormai, quindi non ha avuto problemi. Andrea è un lottatore, Andrea è uno, io dico sempre, Andrea è il classico giocatore che se dovessi andare in guerra lo porterei, perché comunque non molla mai, no? Anche Andrea. quando lo metti in panchina sta zitto, vedi? Lui è tranquillo. No, tranquillo no, ma Andrea ha lo spirito giusto. Andrea è quel giocatore che quando va in panchina soffre, però mette sempre come la prima cosa è la squadra, poi sa che se lo metto in panchina la colpa è sua, non è certo mia, però fa di tutto per farmi cambiare idea. Cioè lui è uno di quelli che Certo. non, poi sa che lo stimo, quindi non si può arrabbiare con me, si arrabbia nel modo giusto. Andrea, sei d'accordo, no, col mister? Sì, Figuriamoci. Come fa giocare più. stai a livello di fisicamente? Cioè, arrivavi anche di infortunio, poi quella parentesi a Ventimiglia, che cosa non ha funzionato, Andrea? Ma io purtroppo ho cambiato mestiere da un paio d'anni, quindi mi sono un po' dovuto adattare con gli orari, eccetera. In più è nata la bambina, quindi non sono riuscito a dare la giusta continuità agli allenamenti. Quest'estate c'era l'occasione di Ventimiglia, ho accettato, anche se avevo già premesso che era molto difficile. Ho provato, purtroppo lì comunque era molto impegnativo, non sono riuscito, e onde fare figure, brutte figure, ho
ho preferito lasciare prima del tempo e affiancarmi di nuovo a Camporosso. A Camporosso non perché sia una squadra da meno, anzi, proprio perché essendo una seconda famiglia mi ha dato la possibilità di rimettermi in forma e piano piano ci stiamo arrivando. Mister, devo fare un passo indietro, un tuo neo, posso chiamarlo, poi neo magari non è, tu mi smentirai, Taggia, no? Quando io ho letto Lucia Taggia, dico, ah, vuoi vedere che la persona giusta è al posto giusto? Invece cosa è successo? C'è una rivelazione che mi vuoi fare? Cioè faresti quella scelta di nuovo? Assolutamente sì, no, assolutamente sì. Io a Taggia ho trovato delle ottime persone, ci mancherebbe. Diciamo che io sono stato quello che ha trascinato e transitato a Taggia nel momento dove finiva Tirone. C'è stato un anno un attimino di, secondo me, di assestamento, dove anche la società, secondo me, non aveva, era un attimino, è stata una società sottotono, no? Sotto certi aspetti, io parlo di entusiasmo, quindi abbiamo cercato di ricostruire un qualcosa che poi Simone sicuramente ha completato. Perché senza comunque... che sarà arrabbia nessuno, perché non voglio far arrabbiare nessuno, ma tu hai dato un po' le basi, perché poi c'è stata la stagione di Maiano dove comunque il Taggia ha fatto comunque bene, un po' la tua stagione, e poi quest'anno che sono partiti. No, non ho dato le basi, secondo me, non ho dato le basi perché comunque anche la stagione di Maiano poi alla fine è stata simile alla mia, lui forse ha avuto un po' più di fortuna che qualche giocatore gli è rimasto fino all'ultimo. Io da dicembre in poi c'è stata un'epidemia, la parola è quella giusta in questo periodo, a Taggia. Noi siamo rimasti io, Moraglia, e Tarantola, Baracco, qualche Giovincello e Rovella, che giocava senza allenarsi, faceva un gol a partita. Avevi anche Pesco, che è un jolly, che poi ne voglio un attimo parlare, perché tu lo metti ovunque, è Florenzi del Camporosso. E lei ride perché... No. Salutiamo Pesco. Sì. Ciao Matteo. No, però ti dico, a Taggia, secondo me, non ha funzionato? Non ha funzionato il fatto che col senno di poi, probabilmente, ripeto, avere Fiuzzi, avere questi amici, avere alcuni giocatori logicamente aiuta. Io penso che i giocatori facciano la differenza, Riccardo, a qualsiasi livello. Certo. Alla Juve lo fa Cristiano Ronaldo e nelle categorie più basse lo fanno certi giocatori. Se il gruppo di Fiuzzi, Stamilla e compagni hanno vinto gli ultimi campionati con l'Argentina, con la Sanremese, con l'Impegno, ci sarà un motivo. Quindi è normale che avere certi giocatori ti aiuta. Noi eravamo in un anno di transizione, abbiamo fatto questa transizione che purtroppo poi alla fine dell'anno è finita, ma abbiamo costruito poco e niente perché le basi non c'erano. Però ripeto, rifarei la scelta di Taggia, sono stato strafelice a Taggia e nel girone di andata, quando le cose andavano bene, eravamo a 3 punti, 4 punti dalla prima in classifica. Andrea, la merita una panchina importante, non che Camporosso non lo sia, per carità, ce l'ha. Ce l'ho già la panchina importante, però l'occasione secondo te, Andrea, la meriterebbe qualche categoria superiore, mister? Penso proprio di sì, perché comunque ha tutte le carte in regola per fare bene, ha un'ottima carisma, è uno dei pochi mister che ti spiega da inizio settimana l'approccio alla partita, ti spiega gli avversari, ti spiega un po' tutto, tu devi solo scendere in campo e fare quello che è stato detto. In più si fa molta tattica, tecnica, che è la cosa più importante, e non solo la parte fisica, che tanti mettono sempre davanti prima la tattico-tecnica, e quindi penso di sì. E infatti secondo me, cioè mi auguro per lui che alleni anche qualcuno di categorie superiori. Andrea, ti voglio sapere due cose. Tu nasci terzino destro, non mi smentire, credo che tu giocavi terzino destro anni fa, sì, le prime volte. Ecco, tu giochi, poi diventi centrale. Adesso mi puoi dire se è un'invenzione di Luci o no, poi me lo dirai, perché sei passato centrale. E poi mi dici quella... Dimmi. Ti ha trasformato lui centrale a Camporosso? No, è vero. Giocavo a Ventimiglia, sono partito terzino, poi ho fatto qualche partita da centrale, forse come giocatore risulta migliore, quindi perché il terzino è più facile da ricoprire anche da un giovane, quindi con me ha sempre giocato centrale. Con te ha sempre giocato centrale, infatti.
lui dice sì. Spedaletti, perché Spedaletti comunque è stata una parentesi un po' così, Andrea. Sì, Spedaletti, vabbè, perché c'era mi volevano un paio di... L'obiettivo era era solo un modo di prepararsi. Il problema è che poi l'anno dopo è cambiato totalmente squadra e progetti, quindi sono rimasto, diciamo, a piedi anche lì. Prima di parlare di futuro, anche se il mister mi bacchetta e mi dirà non voglio parlare di futuro perché siamo in un periodo... va bene. C'è un giocatore che vorresti a Camporosso? Dai, su, mister. Divergiamoci un po'. Un giocatore che vorrei a Camporosso? Che vuoi. Allora, bisogna chiamare Aimone in questo momento, in diretta, chiamiamo Aimone e gli diciamo guarda, io voglio quel giocatore. Ma perché... Cioè, che potrebbe essere utile alla nostra causa? Sì, certo, beh, logico. Beh, io dico un giocatore, nel senso, perché lo dico per simpatia, lo dico perché comunque è un giocatore che... Occhio quando dici quel nome, eh. No, comunque è normale. Il giocatore che io... Vabbè, Stamilla ce l'ho già, quindi ce l'hai non, già, non può... non vale. Quindi, beh, ce ne sono tanti giocatori che a me piacciono. Due giocatori, ma non c'entrano il ruolo, eh. Quindi non vado a vedere se è un portiere o un cioè, dico due giocatori che con me comunque sia, io vorrei sempre con me, uno è Maurizio Alberti e l'altro è Pietro Daddi. Ah, su Daddi, guarda, su Daddi dice ce l'ha l'Argentina, Daddi, perché non me la sono preso io? Poi queste sono cose secondarie. No, ti ho detto che ti dicevo questi Sì, due lo nomi, so. ma non per il ruolo, per le persone che sono. Andrea, però una coppia Daddi Siberi, come la vedi? Poi ci mettiamo anche Zito, poi ci mettiamo Cascina davanti. No, Davide sono Giusto. tutti giocatori. Io ho avuto la fortuna di Zito. giocarci con entrambi e nutro sia stima che amicizia con loro. E quindi sì, farebbe piacere anche a me, ci mancherebbe. E Ma è vero, poi tutti e due lo chiedo, che Siberi è un gigante buono? sì, io Siberi abbiamo giocato sempre ad avversari, ci siamo sempre dati tante botte in campo, poi fuori campo per fortuna siamo amici, sennò mi dava il resto. E adesso che l'ho conosciuto meglio, devo dire che è veramente un ottimo ragazzo, cioè veramente bravo, buono. Eccezionale, Rocky. Eccezionale. Sempre Rocky è un disponibile con tutti, per tutto. veramente eccezionale, solare, splendido ragazzo. Oltretutto, voi a Camporosso avete rilanciato un portiere come Farsoni, che lui comunque rimarca sempre. Vabbè, ma rilanciato Mattia Tra è uno virgolette, dai. dei... sì, nel senso, Mattia è uno dei portieri migliori che ci sono in zona sicuramente. Quindi anche Mattia è un altro di quei giocatori che comunque sia potrebbe fare categoria superiore Guarda, io ho fatto assolutamente. una classifica, non so se siete d'accordo a parlare di portieri. Farsoni, Frenna, Scognamiglio. Io credo che forse mi dimentico qualcuno, ma tra i primi tre ci sono loro, Sì, sicuramente no? sì, Ah, sì. Parliamo assolutamente. di futuro, una battuta sul futuro prima di lasciarvi. Andrea, inizia da te, così il mister se la prepara, tranquillo. Bellissimo. Resti a Camporosso, cioè nel senso potrebbe esserci una sorpresa, tipo rinasce il Bordighera, vado a Bordighera, buttiamola lì. Penso. No, anche perché a Camporosso, appunto, sono tornato lì anche in vista del futuro. Spero da giocatore innanzitutto e poi anche fuori del campo, non è la prima volta che mi metto a disposizione per dare una mano, eccetera, quindi mi farebbe piacere farlo con una società a cui voglio bene, a cui mi trovo bene. Mister, te invece, io dico, c'è Luci, Luci sta a Camporosso come Camporosso sta a Luci, no? Io faccio questa equazione qua, però nella vita non si sa mai. Ma sì, ma ti ripeto, io del mio futuro ne parla Lettieri, solo lui può parlare del mio futuro, Ah, lui decide. ok. Allora lo Lui invito così decide. mi dice dove vai, se resti o no. Quindi ti dico, adesso veramente, questo qua è di solito il periodo dove si parla, no? Dove comunque Eh sì. sia, i giochi sono quasi fatti, quindi la nostra avventura ancora non è finita, noi speriamo di riprendere dove avevamo lasciato e quindi vediamo Chiacchiera, cosa... mister, si chiacchiera. Sì, quali sono poi le decisioni da prendere? Io ti ripeto, mi auguro e spero, questa è un'opinione personale, che tutto riparta da zero, perché comunque secondo me questo è un anno zero e non si può dire, cioè adesso che non me ne voglia la Luanesi, ci mancherebbe, ma la Certo. Luanesi vincendo tutte le partite che rimanevano da giocare arrivava ai playout. E Perché? Chi è che dice che non certo. poteva farlo?
perché vero, dire che la Luanesi non poteva salvarsi, faccio un esempio, no? Certo. Noi l'ultima partita che abbiamo fatto a Taggia e di conseguenza, tra virgolette, abbiamo fatto sì che il Taggia scendesse al secondo posto. Il Taggia, almeno io me lo auguro e da tifoso, spero che salga in eccellenza e che poteva vincere tranquillamente questo campionato. Non puoi tu negare a una squadra come il Taggia di poter provare a salire in eccellenza. Certo. Quindi per me è un anno zero, a settembre, ottobre, quando sarà, si dovrebbe ricominciare tutto da capo, come se fosse un anno zero, quindi non ci dovrebbe essere né salvezza per qualcuno, retrocessioni per altri o vittorie di campionati strani. Beh, dovrebbe essere così. Questa, ti ripeto, è un'opinione personale. Quindi le 15 squadre di promozione in promozione e via così. Certo, giusto. Andrea, chiudo con te. Io ti voglio chiedere ancora due cose, a parte che parliamo dell'iniziativa della tua pizzeria, che adesso me ne parlerai tu, che sei più aggiornato sicuramente. E un'altra cosa ti voglio dire, quanto manca il calcio a Bordighera? Tu che sei di Bordighera, noi che siamo di Bordighera, praticamente. Beh, Bordighera, cioè una città come Bordighera, non avere neanche un campo sportivo è veramente grave, secondo me, perché ha tutte le potenzialità per farlo e dovrebbe farlo, perché lo sport secondo me è uno stile di vita ed è anche salute e educazione, quindi dovrebbe essere fatto innanzitutto per quel motivo lì e poi da lì fare altri progetti eccetera come c'erano all'epoca. Il problema è che dovrebbe esserci più collaborazione da parte del comune innanzitutto e trovare qualcuno che ha disponibilità di rilanciare il Bordighera calcio. Bordighera, dimmi, c'è la Ganaggi. Ma tu hai giocato mister a Bordighera, no? Ricordo male, hai giocato a Bordighera? No, avevo giocato un anno a Bordighera, sì. Con ricordo Bertazzo. Bene, no? Sì, sì. Ricordo bene. Ho giocato il campionato fino all'ultimo. Sì, mi ricordo, era un bel attaccante anche, un classico 10. Ti muovevi lì? Io mi ricordo che giocavi col 10. Sono venuto una volta, ho visto Luigi col 10. Quindi diciamo che tutta la mia carriera ho fatto col 10. Appunto, quindi hai fatto una signora carriera, adesso non una discreta carriera, dai, discreta. Andrea, chiudiamo con questa tua iniziativa, no? Vostra iniziativa. Pensa che abbiamo giocato anche contro, Riccardo, col mister. Ah, pure? Vabbè, mi dai un aneddoto, perché io magari devo andare un po' indietro, non mi ricordo. Adesso dirà di nuovo che ho fatto gol sicuro. Eh beh, sì, no. Sicuro, erano le prime armi. Andrea, chiudiamo con questa iniziativa della tua pizzeria? Sì, praticamente mercoledì, scusami, abbiamo fatto questa serata io come tanti altri colleghi, ognuno per ogni città della provincia, del Ponente più che altro, e praticamente insieme in collaborazione con la Protezione Civile abbiamo fatto queste pizze che la Protezione Civile ha portato alle famiglie che in questo momento stanno facendo particolarmente fatica. È stata un'iniziativa di Gabriele Chiappori che con la sua raccolta di Ponente si muove ha voluto fare questa serata qua, regalare un momento di gioia diciamo alle famiglie, soprattutto quelle che hanno i bambini, e noi abbiamo aderito volentieri perché in questo momento ci vuole un po' di ottimismo e un po' di serenità, se no uno si butta troppo giù. Ed è andata molto bene, devo dire la verità, abbiamo fatto quasi 80 pizze in un paio d'ore, e ho ricevuto messaggi e chiamate di complimenti, di ringraziamenti, questo è quello che mi ha fatto più piacere. Quindi, anche mi saluti forse. Bravo, no, Andrea su queste cose partecipa sempre, su queste cose partecipa sempre. Allora, la pizza di Andrea è buonissima. Lo so, non farmi andare oltre perché lo so, punto. Allora, sono stati 25 minuti divertenti, mi ha fatto il piacere di vedere mister Carmelo Lucci, allenatore del Camporosso, grazie di essere stato qua con noi a rivierasport.it, mister. Grazie Riccardo, fammi soltanto salutare la mia società, volevo salutare il presidente, certo. I dirigenti, Aimone, Lettieri, Scarponi, Padaffari, e quindi salutare tutti i ragazzi Santina. Che non vedo di rivedere, un ciò particolare a Santina e Tamara, e sembrava c'è posta per te. Sì. Però salutiamo tutti, invitameli, venite da noi che ci divertiamo, diglielo mister, che noi ci divertiamo. No, ti ripeto, un saluto a tutta la mia società, Dem, presidente, dirigenti e tutti, e spero di rivederli presto sul campo per iniziare una nuova avventura. E salutiamo anche Andrea Giglia, difensore del Camporosso Calcio, sperando che non si inizi a gennaio come dice mister Lucci. Andrea,
No, infatti. Inizio prima sicuramente, da qualche parte da solo piuttosto, ma inizio. Ok, grazie e alla prossima. Ciao, mister, ciao Riccardo.